Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio primo video di Super Smash Bros. Quest'oggi, signori, siamo qui su Smash. Ma siamo qui su Smash non tanto per fare una partita competitiva, anche se poi sto tumore con cui sto giocando, devo comprare un nuovo controller, finirà sicuramente giù dalla finestra. Ma sono qui per parlarvi di Smash in generale, di come Smash abbia ravvivato in me la passione dei videogiochi. Ma siccome parlarvene con questa schermata è l'intrattenimento che potrebbe fornirvi pure mio zio morto, per fortuna non è morto nessuno zio, prima di parlare aspetto che un gentiluomo mi accetti come concorrente online. Faccio cagare a sto gioco, che sia chiaro a tutti. Non crea stanza, che non mi entra nemmeno mia madre nella mia stanza. Guardalo, guardalo, Nanor, 666 caster. Maxim, va bene. Se prendete Maxim e non prendete me, vi giuro che mi incazzo come una bestia. Dai che devo andare a pisciare. Ole, bravo 666 caster che hai vinto. Adesso però tirami dentro per piacere. Sì, lo farai, tu lo farai. Tu mi farai fare una partita. Bravissimo! Ok, signori, ci siamo. Allora, io scelgo Yoshi, che è il mio main, il mio storico main. Ormai uso solo lui. Sono molto affezionato a Yoshi come personaggetto. Volevo parlarvi per l'appunto di come Smash mi ha ravvivato la passione dei videogiochi. Allora, voi sapete, intanto io non sentirò neanche l'audio, quindi farò una figura di merda. Sapete che sono una pippa a sto gioco. Intanto faccio danno. Volevo parlarvi di come Smash abbia in qualche modo ravvivato in me la passione dei videogiochi. Cioè, vi spiego, no? Allora, sostanzialmente voi avete visto che nella nuova era ho praticamente smash. Ok, perfetto. Ho praticamente smesso di fare del gaming, nel senso che mi sono dedicato a contenuti diversi. Poi ho comprato Smash, intanto 666 caster è una pippa, cioè io sono scarso, però 666 caster, bro, cioè ti stai facendo battere da me. Per l'appunto io nella nuova era ho smesso di fare gaming e poi ho preso Smash. Cos'è successo con Smash? Che Smash è fantastico, perché è un gioco che... Allora, a parte la mossa geniale di marketing di Nintendo di fare una cosa del genere, ma Smash è fantastico perché davvero... Intanto mi ha rifatto il culo, cheat. Oddio, no! No, 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 Air Cavaliere, no! E niente, va bene, sono diventato un meteorite. E Smash mi ha ravvivato la passione per i videogiochi. Perché sì, perché Smash ha un sacco di personaggi e se voi siete persone sensibili alla musica, cioè alle musiche dei videogiochi, siete sensibili a tutte queste cose qua, veramente vi appassiona. Quindi se voi, cioè io non sono, ovviamente non sono pagato da Nintendo magari, però se voi avete 70 euro da buttare nel cesso, anziché spenderli in crediti su FIFA, per piacere spendeteli su Smash. Non per altro, ma perché proprio è un gioco in grado di ravvivare la passione del gaming in chi davvero non giocava così appassionatamente a dei videogiochi da tipo 3-4 anni probabilmente, videogiochi che non fossero Pokémon chiaramente. E secondo me è fantastico, nel mentre stiamo prendendo botte a sangue, ma non mi sto neanche concentrando, c'ho pure il controller del cazzo che non mi fa fare le mosse. Capirete voi perché non faccio le streaming di Smash, perché non le ho fatte in sti giorni. Questo è il motivo, cioè io non posso fare niente con Yoshi perché Dio Gesù... Ok, dai, possiamo almeno una vita, possiamo togliergliela. Una sola, dico, no, capito, cioè... Ok, sono riuscito a suicidarmi, va bene. E niente, Smash è fantastico secondo me da questo punto di vista. Contate che io tipo, dopo aver preso Smash, mi sono messo in testa di giocare ad Undertale. Capace che lo porterò sul canale con dei video. Sappiate che non ho mai giocato ad Undertale, non ho idea di come funzioni. Vorrò giocare ad Undertale, probabilmente lo porterò sul canale. Ho deciso di ricomprarmi, però questo in futuro, perché non c'ho più soldi, un 2DS e provare Kid Icarus, perché la team del Temple of Light di Smash è fantastica e mi ha fatto veramente amare alla follia questo gioco e soprattutto mi ha fatto venire voglia di provare Kid Icarus. E questo video voleva essere, cioè io avevo anche in mente di farci un caffè di Luminopoli, no? Però poi ho pensato, ma scusami, vuoi parlare di Smash? Finalmente riesce a registrare Smash. Registra Smash. E quindi siamo qui su Smash. Avete visto che faccio cagare. Poi non c'è neanche il controller adatto. Devo prendere il joystick. Però ragazzi, Smash, Smash gioco della vita. Proprio in virtù di questo vi volevo dire che il canale prenderà delle posizioni un po' meno estreme. Queste cose le ho già dette in live molte, però ve le dico anche in questo video qua. Ti giuro, 666 caster, se non vinci contro Maxim, bravo zio. No, non recupererai, morirai, bravo così. Scusatemi se non sarà comprensibile nulla, però nel mentre che sto giocando, sapete, non sono più abituato a queste cose. Il canale tornerà ad avere dei gameplay, di Smash, ma più che di Smash, che mi piace forse un pochino di meno, proprio come gioco in sé, capite, come dinamica, sono anche più scarso. Vedrete gameplay di Pokémon, voglio portarvi Pokémon Uranium sul canale, ho già le grafiche, lo porterò. Voglio provare a portarvi Undertale, un po' come avevo fatto con Mad Father, se vi ricordate. Ora, non episodi così frequenti, però voglio provare a portarvelo. Voglio provare a portarvi anche Mario Kart, magari fare dei video con gli altri. Tra l'altro, vi invito a seguire Joe
su Twitch, perché lì spesso mi vedete giocare a videogiochi, anche a Fortnite, sappiatelo. E quindi niente, io vi invito davvero, se volete, io porterò probabilmente Smash sul canale, ma io vi invito, cioè per chi fosse ancora scettico, davvero prendetelo, so che costa un casino, però merita, merita davvero tanto. Risparmiate su sto tumore di Let's Go Pikachu e prendete Smash, perché merita di più. Perché semplicemente è un videogioco che vi porta a conoscere altri videogiochi e ti porta a informarti, e secondo me è una cosa fantastica. Mossa di marketing geniale di Nintendo, perché secondo me, io non ho controllato i dati, ma io ho come l'impressione che come esce Smash triplicano pure le vendite degli altri giochi, perché non ci sarebbe altra spiegazione. Detto ciò, io non so quando mi ributteranno in una partita, magari ce ne giochiamo un'altra, un attimino più competitive, perché quello che volevo dire, ve l'ho detto, cioè che il canale prenderà un attimino più la piega del gaming, proprio perché mi sono reinteressato finalmente. Ok, perfetto, ci siamo. Quindi sia Pokémon, ma anche qualcosa di diverso, spaziare un po'. Lo so che tutti quelli che hanno smesso di fare Pokémon hanno iniziato così, però conto che non succeda con me, perché io con Pokémon c'ho veramente un rapporto particolare e soprattutto non devo far soldi. Detto ciò, proviamo ad abbattere 666 Caster in maniera normale, anche se io non ho il controller adatto, e questo è tendenzialmente il motivo per cui non gioco a Smash in live. Perché io non ho la levetta giù per fare gli attacchi, che non so come si chiamino, però non me ne vogliate, non sono un esperto di Smash. Questo qua è lo shield. Si vede che gioca Fortnite. Allora, vedete, io posso fargli solo questa mossa qua. Il problema è che questa mossa qua non è proprio il massimo. Cioè, almeno non in un 1 versus 1 con un personaggio contro un personaggio come Zelda. Quindi io non sto giocando a Smash per questo motivo, perché sono scarso in culo, soprattutto in queste condizioni. Già sono scarso di mio, ma poi in queste condizioni è ancora peggio, perché non ho... Ok, perfetto. Vedete, io posso colpirla solo così. Che non è male, tutto sommato, se non fossi un pochino prevedibile. E quindi niente, cioè avrei anche altre mosse, però tra l'altro questo 666 caster ne manco scarso, cioè sa giocare purtroppo. Belli, ecco, questo qua è un'altra cosa bellissima di Smash secondo me, cioè i server di Smash. Io ho la fibra ottica, 70 di download, 20 di upload, questo è il risultato, va bene. Si è verificato un errore di comunicazione, ma ti prego ucciditi, non lo so. Incontro annullato, ma che cazzo applaudi, hai fatto un online di merda. Allora direi che adesso ci proviamo a fare, visto che l'online è ingiocabile, ma probabilmente prima o poi vi porterò qualcosa sull'online, ma oggi siamo qui a cazzeggiare. Vediamo se ho qualche personaggio da sbloccare. Sì, ho qualcuno da sbloccare. Chi sei tu? Non ti conosco, non so chi tu sia. Allora io continuo a giocare con Yoshi, ma sappiate che una delle serie che voglio provare a fare su Smash, visto che io sono un handicappato e ho la capacità di adattamento di un pinguino nel Sahara, vorrei provare a portare una serie in cui uso gente che non so usare, tipo questa persona che non è un personaggio. Va bene, allora adesso proviamo a vedere cosa riesco a fare contro la CPU. Cos'era? Non era un video competitivo. Va bene. Quanto siamo? Il video è durato abbastanza, sì. Possiamo concludere qua. Allora, questo era quello che volevo dirvi. Ho utilizzato Smash come... non me ne fotte un cazzo, voglio ritornare... Ok, perfetto. Ho voluto utilizzare questo video per spiegarvi l'impronta che prenderà il canale, per spiegarvi che mi sposterò dal tema Pokémon, ma per il semplice fatto che Smash mi ha fatto riacquisire l'interesse per altri videogiochi, quindi voglio provarli con voi, perché in questo già vi porto pochi contenuti. Poi se mi metto a giocare a dei videogiochi e non ve li porto sul canale è finita. Quindi piuttosto che giocare per dire 2 ore Mario Kart da solo, gioco 2 ore Mario Kart con voi. Siccome tanto poi i video saranno comunque pochi, perché ho l'università e sono in condizioni disumane per caricare, questa è la situazione. Quindi ragazzi, io spero che queste news vi piacciano. Arriverà qualcosa su Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee, quello sicuramente, ma cose un attimino diverse. Insomma, il canale si alleggerirà un attimo, perché mi sono accorto che forse ha senso portare dei contenuti che stacchino un altro dalla serietà. Ovviamente rimarranno i soliti contenuti e già ho in mente teorie. Concept analysis no, ma me li farò venire in mente. Ho in mente dei circoli, dei caffè di Luminopoli. Dio mi maledica adesso. Quindi insomma, questa è l'idea. Torneranno anche il Team Reversed. Questo video era semplicemente per farvi sapere questa cosa qua, per farvi sapere che Smash mi ha fatto tornare la passione per i videogiochi e che non vedo l'ora di provare nuovi videogiochi insieme a voi. Detto ciò, io vi invito ovviamente a lasciare un mi piace, un commento e un'iscrizione al canale. Spero che la qualità fosse tutto a posto. Questo è il primo video ufficiale che registro con la Vermedia, con cui registro la Switch. Quindi mi auguro che funzioni tutto. Spero che l'audio
l'audio sia a posto, spero che questo video sia stato godibile. Il like, il commento e l'iscrizione, come vi ho già detto. Passate dai social, soprattutto da Telegram, perché lì è molto probabile giocare insieme a me. Ma ancora di più da Discord, perché quando sono su Discord, cioè raramente, sono sempre su un videogioco, che sia Fortnite, che siano altri giochi, e quindi lì ci si mena di brutto, cioè ci picchiamo a sangue. E passate dal Twitch di Joe, perché anche lì mi troverete spesso in live. E poi Joe è un mio amico, gli vogliamo bene. Detto ciò, vi invito ovviamente a premere la campanella come ultima cosa per rimanere aggiornati sui feed. E noi ragazzi ci becchiamo in un prossimo video.